che da un anno e mezzo fa che non facevo ritiro io e adesso sento che hai lavorato bene, uguale manca qualche giorno per lavorare di più e per arrivare bene al campionato, no? Come mai da un anno e mezzo? Perché in Perù avevi giocato d'estate Ah, e e dopo poi è sei andato arrivato. direttamente al Parma. Sì. Non ho fatto nessun ritiro perché qua era la metà del campionato, Senti, Marcolin cosa ti sta chiedendo in questi giorni, proprio dal punto di vista del campo? sì, no, mi ha detto che devo avere bastante movimento nel campo, che devo sapere quando portare la palla, quando dare il passaggio giusto, e no, è imparato bastante da lui, perché è un grande allenatore, no? Ti trovi bene in quel ruolo di a centrocampo? Sì, e mi piace giocare lì perché la palla la ho sempre, no? Al mezzo campo e no, sì, mi piace tanto, Ti piace di più attaccare? no? Sì, perché a tutti, credo, no? In questa posizione le piace un po' di più attaccare, ma so che quando devo difendere, devo difendere così. Il primo impatto con le amichevole avete affrontato anche il Siena, che è una squadra sempre di Serie B. Come ti pare il livello del Padova rispetto anche alle avversarie che avete affrontato finora? Sono poche però. Sì, no, il Padova è una buona squadra, c'è tanti giocatori buoni qua e con il Siena è stata una partita forte, e Siena è anche una buona squadra, ma credo che con il passare della partita stiamo migliorando, no? E dopo con il Cremonese abbiamo fatto bene anche, credo. Tutte le due squadre che hanno giocato e aspettiamo che il mercoledì possiamo fare bene anche. Del Piero, sei felice di giocare contro di lui? Lo Sì, conoscevi? l'ho visto per la tele, no? No, è un grande calciatore e sono molto felice di poter giocare con lui, no? Il 14, scusa, Vai, vai via con la nazionale, giusto? sì, Sei stato convocato il 14, se non ricordo male. Quanto devi stare via? devo stare via l'11, l'11 è il pomeriggio perché devo stare lì 2 giorni Sì, quanti prima giorni? della partita. Ah, ok, quindi quanti giorni alla fine perderai, tra virgolette? Una settimana? Sì, no, meno, sono 5 giorni, Ah, ok. sì, dopo arrivo qua. Salti la prima gara di Coppa Italia, quindi non ci sei. Sì, no, no, non posso perché è alla sera e magari non arrivo per il viaggio. Vai direttamente in Corea. E adesso non mi ricordo, ma credo che sono due viaggi, o no, non lo so. Sarà lunga? È lungo, sì. Perù, Corea. Sono lì 8 ore in più. Faticoso. Sì, è lungo. In Perù tu sei un idolo, visto che hai un sacco di fan anche su Facebook, la tua pagina fan, 22.000 fan. Come mai, cioè, come hai fatto così giovane a conquistare tutta questa ammirazione dei tifosi? No, perché in Perù sono tanti tifosi, il calcio le piace a tutti, io ho giocato in una squadra grande a Perù, una squadra di Lima, e sono tanti tifosi anche, no? E per questo, perché no, sono tanti giocatori che sono così, perché
perché in quella squadra sono la metà del paese, sono tifosi, no? È per questo, ma no, non sono, sono altri giocatori che sono lì, che giocano in Europa da sempre. Ti stanno seguendo qua i tuoi tifosi dal Perù, riescono a seguirti qua a Padova? Sì, magari sì, no? Tifosi che c'è qualcuno che mi segue, no? E io sono felice, no? E intento lavorare bene qua per loro anche, no? Il ritiro con chi è in stanza? Con Benedetti, con Simone, sì. Quindi dovrei rimandare l'esordio ufficiale alla partita dopo di Coppa Italia, quanto prima della partita successiva di Coppa Italia, sì? Sì. Sì, perché torno il 16, il 15 e dopo già posso giocare, no? E dopo quando è che dovresti andare via? Che giorno di settembre? Non lo so adesso perché non c'è, sì, credo che sono il primo giorno di settembre, non so ancora, ma 5, magari, sì. Aspettiamo. Va bene. Si vede anche se il campionato manca ancora qualche settimana, è stato ufficializzato il calendario. Visto, non so, si gioca la prima con le prime due partite sono con due non promosse, il Trapani in casa, il Carpi fuori casa, poi c'è il Palermo che forse almeno sulla carta è la squadra favorita quest'anno, no? Quindi come poi ci sono due trasferte di fila, Novara e Empoli. Tu come lo vedi questo inizio di stagione? No, a me, per me tutte le squadre sono difficili, no? Ho sentito e ho visto che la Serie B è difficile perché la ultima squadra può vincere la prima e così. E mi aspetto che quello, no? Che tutta la partita sarà difficile e aspetto anche alle squadre arrivare bene alla prima partita, no? L'obiettivo è arrivare pronti alla prima partita, insomma essere al top per la prima partita. Sì, perché adesso stiamo lavorando un po' di più con la palla, magari perché il ritiro è un po' per migliorare fisicamente, ma io credo che per la prima partita arriviamo bene, no? Hai già trovato casa qui a Padova? No, adesso sto cercando qualcuna, ma no, mi piace Padova, tutto. Sì. Hai sentito per caso Santa Croce? No, non ho parlato con lui. Ha visto che probabilmente un altro arrivo che appunto giunge da Parma, e allora la colonia di giocatori del Parma si sta sempre più allargando. Sì. Siete sempre più numerosi. Si è sentito qualcuna cosa, ma lui è un gran giocatore, no? Si può venire qua, è meglio per noi, no? E con l'altro sudamericano della squadra, Cuffa, come ti trovi? No, bene, lui è una grande persona, mi ha dal primo giorno ho parlato con lui è molto bravo e anche con tutti, no? Anche con i brasiliani, anche con gli italiani, e mi sento bene perché tutti mi hanno trovato bene qua, no? Anche se vi contenderete il posto praticamente, sì, ma lui può giocare in qualche posto, ma no, lui mi aiuta a lavorare e tutto. Sono felice per questo. A proposito di centrocampo, nelle amichevoli giocate fino ad oggi, insomma, il terzetto, a parte la prima con il Valvenosta, è sempre stato a sinistra, Iori e Cuffa. Il mister ha molto insistito su voi tre, insomma, come pacchetto centrale. Credi che possa essere la soluzione migliore, almeno in partenza?
Vi ha detto qualcosa il mister? Vi ha detto, non so, visto che vi mette sempre insieme, quindi... Sì, no, non lo so, perché sono tanti giocatori qua, anche al mezzo, siamo, non so, 10, tutto magari allo stesso livello, ma con Giori e con Mattia mi sento bene, piano piano sto conoscendo a loro e no, mi sento bene di giocare con loro, ma tutti possono giocare, no?